Domani sera alle 21 al Teatro Civico andrà in scena uno spettacolo che ha già avuto molto successo in città, dedicato proprio alla grande artista Milva, un musical che rende omaggio alle canzoni di un artista immortale, la rossa della canzone italiana. La pantera di Goro, che spero di far tornare a ruggire nel suo habitat naturale che è il teatro, me la canto e me le suonano con grande soddisfazione ma anche con tanta responsabilità. Domani sera saremo al Teatro Civico, sul palco con me nuovamente i ragazzi del Conservatorio di Spezia, Benedetta Matteoni, Denis Dari, Lorenzo Poletti e Marcello Marianetti. Illuminerà lo spettacolo Simone Medas e quindi sarà un grande omaggio al varietà italiano e alla Milva, donna di spettacolo, quindi proprio a quei grandi varietà di Rai 1 a cui lei prendeva parte insieme a Lionello, a Ether Parisi, a tutte queste altre personalità che ricordiamo sempre con grande affetto dello spettacolo italiano. Perché Milva non è stata semplicemente una cantante, è stata proprio un'artista a tutto tondo. Assolutamente, ha spaziato nel cinema, nella musica, nel teatro e quindi ho voluto rendere omaggio proprio a questa sua poliedricità in quanto donna di spettacolo e anche un po' togliendo, no, quell'alone di donna e artista sofisticata che siamo sempre stati abituati ad immaginare intorno a lei. Invece ho voluto proprio omaggiare la donna un po' più popolare, un po' più da spettacolo italiano. Tra le artiste del panorama contemporaneo, lei vede un erede di Milva? Beh, sì, ci sono delle potenziali eredi di Milva. Secondo me, a livello di immagine, una potrebbe essere Annalisa. Per carisma potrebbe essere Elodie. Secondo me queste due potrebbero essere le degne eredi di Milva.